Siamo in mezzo all'oceano, abbiamo appena preso una chiave Nautilus, qualcosa del genere. E non so cosa dobbiamo fare in realtà. Qua ci sono cose da esplorare, quindi andiamo là. Ah, se non sbaglio, da quella torre vedevo un'altra luce in quella direzione circa. Ma qua c'è un'isola, io direi di esplorare prima questa, anche perché qua ci sono le palme, possiamo fare cose nuove. Aspetta, qua ci sono alghe. Cos'è sta roba? Carne cruda piccola si è deteriorato. No! Possiamo buttarci in acqua. Non possiamo andare giù. Aspetta, fammi vedere i comandi. Qualità display. No, non ci sono i comandi. Cioè, non esistono i comandi. Non puoi rimappare i comandi? No, non puoi rimappare i comandi. Quindi non saprò mai se c'è un comando per scendere. Beh, per un penso una cagata. Un gioco in cui navighi nel mare e non si può andare sott'acqua. Che devi navigarci sopra, però, cioè. La componente fondamentale è l'acqua in sto gioco e non ci puoi andare dentro. Posso prendere foglie di palma? No. Bastone. Ah, devo trovare le foglie di palma, se non sbaglio, che ci si può fare altre borselline, tipo. Queste! Oh, yes. Allora, molla questo. Fronda di palma. Oh, yes. Fronda di palma. Fronda di palma. Possiamo fare la borsella? La borsella? Tattica? Corda di stealth, urca, 5 fronde di palma, va bene. Le troveremo, le troveremo. Salve cinghialotto. Salve a voi. What? Cosa sono quelle cose? Madonna! No, stiamoci lontani, che diamine. Ecco qua, ora possiamo fare il borsello. No, non possiamo. Corda di steli. Ok, lascia questo, fai le corda di steli. Fanne due, please. Oh, sacca di palma, aggiunge 7 slot extra. Cavolo, è tantissimo. Oggetti nella sacca. No, noi siamo tranquilli. Non ci fastidisca. Aspettami, salgo su questa roccia nel dubbio. Proprio per essere tranquilli, tranquilli. Madonna, è gigante sta roba. No! Un altro suonatore questo di come si chiama? Tipo la roba con le corde. Che suoni così. Clavicembalo, che mona. In italiano è clavicembalo. Fuoco, nice. Questo è interessante. Armi, lancia base. Eccolo. E forse adesso possiamo combattere questo animalone. Preso! In piena. Peccato che non gli ho fatto un c***o. Il sistema di combattimento è un po' strano. Cioè, l'animazione è proprio. È tipo. Ti incastra nell'attacco. Non so come dire. Adesso vediamo, proviamo a combattere questo bestione della Madonna. Io non so se ce la faccio, Aspetta, mangiamo prima. Oh, no, la carne cruda, porca vacca, ho mangiato la carne cruda. No, non proprio adesso. Oh, porca zoccola. Oddio, tutto balla. Ok, è finito l'effetto. Possiamo attaccarti? Madonna, che male! Pff. Ok. Primi per puntare il nemico più. Ah, ecco, adesso è tutto chiaro. Lo stamina si sta recuperando lentissimo. Cioè. L'ho preso? Mi sa che l'ho preso. Ma cos'è sto puntamento del cazzo? È là il nemico. Sono stanco, sono stanco! Orca vacca, che male! No, via. Non possiamo affrontarlo. No! Orca vacca! Madonna, lo stamina si recupera pianissimo! Ah, che male! Mi si è messo proprio nella sua traiettoria, come un vero stupido. Stupido. No, non dimmi che devo ricominciare. Adesso questa cagata devo ricominciare dal capitolo 1. Ah, hai capito. Cioè, tieni premuto per saltare, grazie. Madonna, ogni volta. No, quindi devo rifare tutto da capo. Aspetta, dimmi che ho le cose. Oggetti in mano. Ok, sì, almeno ho quelle. Va bene. Quindi conviene tenersi gli strumenti e cose varie in mano. Infatti il bastone non ce l'abbiamo. Cioè, ci sta, no? Che i nemici sono difficili.
Ma ricominciare tutto da capo fa che siamo sulla stessa isola, sul checkpoint della torre, che ne so. Ah, ho capito, perché ero avvelenato. Ero avvelenato dal cibo, mi sa. Perché adesso la stamina si sta recuperando velocissima. Cavolo, ok. Sì, ha senso sta cosa. Wait, perché la stamina si sta diminuendo tantissimo? What? Perché a caso? Ah, cioè stare in acqua ti cala tanto la stamina. Ma fammi capire una roba. Scusa. Ah, ci sono due barre, quindi. C'è la stamina che si recupera pian piano. La stamina massima che si recupera pian piano. La fame. Non sto capendo un cazzo. Cioè, infatti la gialla adesso si recupera veloce. Quindi se fai troppa fatica, la stamina massa diminuisce finché non stai buono per un po' di tempo. Ah, ok, va bene. Ah, qualcosa è comparso 80 lei. Salta. Sì, va bene. Ah, e quindi poi dovremmo esplorare l'oceano, perché non sappiamo poi dove dobbiamo andare. Dobbiamo trovare altri di questi gusci di Nautilus. Ma non sappiamo dove sono, quindi dovremmo esplorare i dintorni. Ah, figo. Chissà se ci sono anche le tempeste che ti incasinano la navigazione. Ma che figo. Ok, ci sono delle meccaniche promettenti. Classico survival, cioè prendi risorse, crei, ci sono i nemici, eccetera. C'è un po' un misto di tutto in sto gioco. Combattimento alla Dark Souls, quindi che punti l'avversario, o Sekiro, con le solite cose. Punti l'avversario. L'unica cosa, i sistemi di animazione del combattimento sono un po' clumpy, in inglese mi verrebbe da dire. Quindi duri, non so come dire. Ecco, se corro troppo si alza la barra, si diminuisce la barra gialla. Ok, ho capito, sto iniziando a capire. Bene, barca no. Borsello. Possiamo farne due di borselli, tipo? E dimmi che si vede il borsello. Dimmi che si vede il borsello. Se si vede il borsello sono un uomo felice. Non si vede il borsello. Ma dai, ma ti potevi fare tipo una roba attaccata, no? Allora, vediamo cos'è questa pietra. Mi sa che servirà tipo un piccone, qualcosa di. Estrai, infatti. Serve un'ascia. Ma cos'è quello? No, ho preso Larry dietro. Vedendo la base si sta deteriorando. Ma ha fatto due colpi. Ma come deteriorando? Ma dai. Allora, vediamo un po'. Fuoco. Fuoco. Facciamo qua. Pap. Interagisci. Carne arrostita. E basta. Nice. E dov'è finita? Dov'è finita la carne? Me la sono mangiata? Dove è finita? Ah, raccogli. Perché non posso raccoglierla? Ma che... Ah, no, si sta cucinando, mi sa. Sì, si sta cucinando. Ok, non si capiva molto, se devo essere sincero. Vediamo se possiamo costruire altro. Allora, qua c'è un martello, bastone, cresta di furacorno. Madonna, dobbiamo uccidere quella roba gigante. Cresta di furacorno. Mandibola di spina triste. Armi, lancia con punta d'osso, lancia base, cuoio. Albero di stelium. Un semplice albero con una vela di... Oh, possiamo fare la vela. Oh, che figo. Cesta di stelium. Un semplice contenitore per costruire tre oggetti. Ah, accessori barca. No, vabbè, possiamo fare la... Che figo. Ci sta? Ci sta. Ce ne sta una, mi sa. Ok. Allora, sapete una cosa però, solo per essere un po' più tranquilli, perché non voglio ogni volta rifare tutto da capo, perché mi pare una grossa cagata. Facciamo modalità storia, così ci teniamo le robe. Ma sì, dai, perché sennò... Ancora? Come funziona? No? Ah, là, ok. Facciamo l'ancora. Cos'altro possiamo mettere? La vela, vediamo un attimo cosa serve per la... No, costruzione, accessori, barca. Bastone, serve un altro bastone. Dai, ci sta. Il fuoco, urca il fuoco, ho lasciato la carne sul fuoco. No!
Ah! Carne arrostita delicatamente. Usa. Mangiamo la carne. Oh. Ora quanto cibo ci dà. E anche una bacchetta. Questo. Ok, costruisce. Griglia pressicazione. Permette di cuocere e conciare fino a 3 oggetti con te. Ah, puoi anche conciare. Ah, capito. Allora, facciamo la griglia per l'essiccazione. Ah! Oh! Pelle, facciamo il cuoio. Così possiamo fare la lancia figa. No, cosa possiamo fare? Fai altro cuoio. Sì, fai altro cuoio. No! Dove è volato? Oh mio Dio! Ma che cosa? È volato via, com'è? Prima di concludere, aspetta, cosa faccio? Riprovo a uccidere il lumacorno gigante. Ok. Non è come vuoi darmene due di bastoni, no, eh? Va bene, allora facciamo la lancia base più la lancia con punta d'osso. Le lance d'osso sono armi fragili ma in grado di perforare pelli spesse. Una buona arma deve funzionare solo una volta. What? Cioè ha tre usi tipo? Ma che schifo. E la salute come si recupera? Mi sa che dobbiamo craftare band o cose del genere. Forse se abbiamo la stamina al massimo. Ok, siete pronti ragazzi. Io non sono pronto. Signor Lumacorno. Bim. Ma non gli ho fatto niente, ma siamo seri? Ma che cazzo. Madonna santa. Uff. È stracazzi sta roba, eh. Signor Lumacorno, si fermi. E io come lo uccido? Così. Gli faccio un sacco di danni però, ok. Ah, c'ha tipo un cooldown d'attacco. E c'è anche un sacco di range sta lancia. Ok, ok, ha senso, senso, senso. Aia, Lumacorno. Mamma mia. Bim! Hai visto? Ah? No, come mi ha preso? Dai, era stato istante. Porca! Ma dai, mi sono... Ma come faccio a schivarmi se è là? Cazzo. Che fatica! Sono rimasto con niente di vita! Possiamo concludere qui questo episodio. Come sempre, se vi è piaciuto lasciate un commento, lasciate un mi piace. E se non siete ancora iscritti, mi raccomando, iscrivetevi. Cioè, se vi sto un po' simpatico così. No, madonna, sembra uno che va in cerca di iscritti. Sentite, fate quel c***o che volete e b***o culo, ok? Basta.